il collega sempre Buttiglioni, che ascolto con interesse e sinceramente stavo poi rinunciando, perché errare humanum est, perseverare diabolicum. Non solo, ma poi si aggrava ogni volta la questione. Ma dire che stiamo facendo un esperimento ardito, ma voi ci rendiamo conto che con questa espressione ha distrutto tutto il processo costituente? L'ha distrutto radicalmente. Stiamo facendo un esperimento ardito. Ma voi immaginate che un architetto, un ingegnere, ha avuto l'incarico di costruire l'architettura di un formidabile edificio, si Deve rende concludere, conto non che stiamo forse indicando. l'edificio può... Non sta indicando, non è colpa mia se lei ha un minuto, io posso Posso cercare. parlare? No, 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 lei ha no, che... terminato il tempo, lei può non ha parlato concludere. nessuno di noi. Ha parlato l'onorevole Dattore, non sta indicando. Quindi lei ha un minuto che ha Ah, ampiamente questa è sempre consumato. la questione. Lo so, L'avevo dimenticato. Vabbè, chiudo qui. È vero che è Si deve audace sfortuna abituare a. Iuvat, però, onorevole Buttiglione, alla sua età è bene essere prudenti. Grazie, onorevole San Nicandro. Vi sono altri che intervengono? Onorevole D'Ambrosio, prego. Onorevole Palese, sì, Palese, la prego. Grazie Presidente. Presidente, io credo che tramite la sua persona si possa ricordare magari al collega Lauricella che le audizioni svolte proprio all'interno della Giunta delle elezioni da parte dei costituzionalisti chiamati proprio dal PD hanno rilevato che probabilmente sarebbe opportuno politicamente che questo Parlamento non toccasse minimamente la Costituzione, proprio perché, come diceva il collega San Nicandro, non solo parliamo di premio di maggioranza abnorme dato in maniera incostituzionale, ma anche di listini bloccati che ancora una volta il Partito Democratico con la nuova legge elettorale sta in qualche modo portando all'interno di quest'Aula. Io voglio concludere, Presidente, dicendo semplicemente che soprattutto il Movimento 5 Stelle parla di opportunità politica fatta da questo Parlamento che è politicamente illegittimo, un Parlamento che sta vedendo un mercato delle vacche, un passaggio di parlamentari da un partito all'altro mai visto. Questo Parlamento adesso si professa in qualche modo costituente. Questo lo riteniamo noi ridicolo, Presidente. Grazie. Grazie a lei, non ho altri iscritti a parlare. A questo punto pongo in votazione gli identici 2.21 Dieni e 2.18 Dattore con il parere contrario dei relatori di maggioranza e del governo e quello favorevole dei relatori di minoranza. La votazione è aperta. Archi. Casellato. Giuliani, Carbone, Casellato. Casellato. Ci sono altri che non riescono a votare?